Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. In questi giorni sto facendo numerosi test con analizzatori e tanti strumenti che non posso dire purtroppo perché ci sono delle spie nella rete che rubano le mie ricerche e poi rieffettuano gli stessi esperimenti e dicono che sono i loro test, le loro sperimentazioni, le loro soluzioni, le loro ricerche, per poi diffamare che loro stanno effettuando questi test, sperimentazioni, questi collaudi e che stanno trovando delle soluzioni relative agli attacchi con armi ad energie dirette che vengono sparati dal satellite. Voglio ricordare che le persone manipolate attraverso il controllo cerebrale e sotto attacco diretto neurale non sono collegate con i microchip. Dal 1970 non vengono più utilizzate le frequenze dirette attraverso una localizzazione attraverso un microchip. Usano una frequenza di tracciatura trigonometrica chiamata da me la frequenza animoide, che crea una sorta di tracciante dal satellite attraverso la scansione con frequenze dirette sintetiche che localizzano e vedono il nostro corpo in tempo reale e sanno perfettamente tutte le parti del corpo mentre noi dormiamo, veniamo scansionati e sanno perfettamente tutti i punti dei centri nervosi nel nostro corpo perché ci vedono, ci scansionano e creano una sorta di avatar. L'avatar gli permette di utilizzare un ologramma tridimensionale e loro puntano l'ologramma tridimensionale e sul nostro corpo avviene attraverso la mappatura delle frequenze cerebrali, attraverso i lavaggi del cervello che poi in realtà sono frequenze per mappare, per manipolare, per analizzare le nostre capacità fisiche e psicologiche attraverso il controllo mentale. Un saluto amici da Emiliano Babilonia. Se avete delle perplessità, contattatemi.